Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Benvenuti con uh, l'appuntamento del webinar educativo del mercoledì. Uh, oggi abbiamo anticipato di un'ora, spero che uh, non sia stato particolarmente problematico uh, per voi. Um, dunque, allora, um, oggi uh, siamo all'ottavo appuntamento con uh, questa rassegna di webinar educativi sull'analisi tecnica. Come ricorderete, partiti partita con uh, le basi dell'analisi tecnica e via via con gli indicatori in ordine se vogliamo anche gerarchico di specificità e che ci porta oggi a parlare del Parabolic SAR. Um, allora uh, chiaramente uh, un paio di cosine a livello uh, di organizzazione. Uh, lo dico sempre, ma ovviamente magari qualcuno di voi è nuovo, quindi mi premuro velocemente di ripeterlo. Uh, farò la registrazione in cui andrò uh, chiaramente a spiegare l'indicatore cercando di, di mantenermi il più possibile sul pratico. Voi avete la possibilità di interagire tramite chat, chiaramente... Laddove eh, facciate qualche intervento, piuttosto che eh, qualche domanda strettamente inerente a quello che sto dicendo in quel momento, sarò ben lieto di inserirlo all'interno della trattazione, altrimenti ragazzi le terrò un po' in coda, termino la registrazione e poi eh, vi ehm, insomma, diamo spazio alle domande, quindi lì non abbiamo limiti di tempo. Però la registrazione, insomma, eh, dobbiamo cercare di farla nella maniera più mirata e concisa possibile. Uh, ad ogni modo. Uh, allora oggi andiamo a parlare di questo parabolic SAR. Uh, Cos'è? Uh, questo parabolic SAR uh, Parabolic sta per la forma, diciamo, a parabola che vado ad assumere tra un po' lo vedremo, SAR sta per stop and reverse. Perché è proprio questo il concetto su cui si basa. Questo è un indicatore inventato da Wells Wilder che uh, è autore, lo sapete, di altri indicatori come come l'ADX piuttosto che il più celebre RSI quindi insomma uh, lo sviluppatore uh, è uh, più che uh, autorevole e fondamentalmente ripeto uh, può essere uh, in parte solo uh, considerato come un indicatore di trend ma poi l'utilizzo nella pratica che viene effettuato è quello di fatto di un indicatore di cambio di posizione, lo dice proprio eh, la sua denominazione SARE che sta per stop e reverse. Quindi eh, proprio essere sempre in posizione, questo è un altro dei presupposti di nascita, di concepimento di questo indicatore, e quindi andare continuamente a essere presenti sul mercato e quindi cogliere quelle che sono le inversioni, essere in posizione, stopparsi e entrare dalla, dalla parte opposta, e così nel continuo. Questa è chiaramente l'idea originale. Come si va a. Um, calcolare, poi andiamo subito sulla piattaforma, Emanuele mi chiede se conviene tenerla aperta, direi di sì perché tra un attimo siamo proprio uh, sul grafico, uh, do giusto al volo qualche indicazione di uh, costruzione, allora in sostanza uh, i punti fondamentali sono tre, uh, i punti estremi che sono uh, fondamentalmente il prezzo massimo raggiunto dal, dallo strumento che andiamo a trattare in un periodo diciamo lungo e il prezzo minimo raggiunto in un periodo corto e viceversa. Um, quindi, poi dopo i punti estremi vi sono i punti uh, significativi che uh, invece riguardano quello che è appunto il prezzo massimo di chiusura raggiunto dallo strumento che andiamo a tradare in un periodo, in un periodo lungo e il prezzo minimo di chiusura raggiunto in un periodo corto. Quindi eh, non, niente altro che i punti estremi eh, fatta su fondamentalmente i prezzi di chiusura. E poi c'è eh, la parte forse più importante della formula, un cosiddetto acceleratore, cioè un coefficiente eh, mo moltiplicativo che viene usato nella formula. Il primo step viene posto al 2%, cioè 0,02, lo vedremo tra un attimo sulla piattaforma, e che cresce poi uh, del 2%, questo è un parametro settabile, uh, ogni, uh, uh, in ogni punto che individua un nuovo massimo. Okay? Chiaramente non stiamo a perderci troppo nella formula che ci può dare giusto un'idea di fondo interpretativa, andiamo poi sul, uh, sulla piattaforma. Allora, Uh, dunque, io, uh, come al solito, ecco, uh, non ho preparato un template esatto perché mi piace uh, che, insomma, uh, che sia un work in progress anche con la vostra collaborazione. Quindi uh, mi piace questo tipo di impostazioni qui, quindi prenderò un grafico pulito e ci lavoreremo insieme. Uh, allora, io cambio tutte le volte. Uh, Potremmo prendere, per esempio, uh, Ecco, magari non un cambio originale, magari prendiamo il cross uh, euro, euro pound. Allora, apro, parto da un time frame che sto utilizzando molto di recente, che è il, um, um, quello a 4 ore. Ok, tra un attimo lo vedrete. Allora, qui per comodità vado a eliminare la griglia. Allora, eccoci qua, grafico pulito a 4 ore magari mettiamolo in Ask. Uh, dunque, andiamo a impostare questo indicatore, lo sapete, basta uh, digitare la i sul grafico per, uh, perché ci uh, compaia il, la tabella degli indicatori, dunque, allora, il SAR lo, vedrete, lo vedete tra i recenti, se l'avete uh, appunto utilizzato di recente, altrimenti uh, potete scremare qui, andate a scrivere SAR, vedete. Uh, vi dà proprio il Parabolic SAR. Allora eccolo qui quello di cui parlavo, quindi il calcolo è già implementato chiaramente dalla piattaforma, non dobbiamo stare noi uh, a farlo. Uh, chiaramente eh, lo sapete, uh, lo ribadisco così adesso che siamo nell'impostazione, è importante capire che dobbiamo individuare dei massimi e dei minimi in un determinato periodo, ok? E, eh, per esempio supponiamo di, di voler calcolare un parabolic SAR negli ultimi 5 giorni, okay? ipotizzando eh, quella che può essere so, un'operazione rialzista, eh, considereremo quindi eh, come punto d'ingresso il massimo del quinto giorno dei 5 giorni da noi considerati okay? e per procedere cos'è che si fa? si sottrae a questo massimo del quinto giorno su cui vogliamo andare a prendere posizione il minimo dei 5 giorni eh, che prendiamo in esame okay? quindi andiamo a prendere questo massimo dei 5 giorni lo andiamo a relazionare, anzi a sottrarre con il minimo dei, dei 5 giorni che vogliamo prendere eh, in considerazione moltiplichiamo questo valore per il famoso acceleratore di cui eh, parlavamo prima, che inizialmente lo vedete, c'è scritto STEP allargo largo anche questa finestra, c'è scritto step, è posto al 2% che è il valore un po' di riferimento di default che Wilder aveva settato all'inizio. A questo punto, dopo aver moltiplicato la differenza tra massimo e minimo per questo acceleratore, non si fa altro che sommare questo valore che otteniamo okay, con il punto significativo degli, dei 5 giorni e quindi otteniamo quello che è il parabolic sar, tanto per capire anche come costruirlo e quindi come al meglio interpretarlo. Ad ogni modo, lo vedete, step 2%, max, max invece appunto 0,02. Okay, questo è di fatto il coefficiente di di 0,2 okay? se andiamo a, una, a un differenziale quindi ha un'accelerazione del 20% 02 praticamente l'indicatore eh, non subisce più alcuna variazione quindi è un punto massimo questo può essere settato chiaramente questo lo si può fare a livello empirico eh, però eh, tendenzialmente a me piace lasciare gli indicatori di default eh, perché fondamentalmente sono eh, quelli che essendo stati concepiti così in origine eh, tendenzialmente almeno ci possono restituire l'idea eh, di chi l'aveva sviluppato e quindi verosimilmente maggiore efficacia. Poi chiaramente tutto deve essere adattato allo strumento in questione magari anche il time frame ecco io eh, sul SAR ancora non ho effettuato studi a livello statistico approfonditi però tendenzialmente da quando lo sto prendendo in considerazione i valori di default mi risultano insomma abbastanza buoni da eh, interpretare. Ad ogni modo Uh, qui vado un attimo a espessire le linee così vi consento di vederle meglio, vedete spessore invece che uno metto due così anche voi lo vedete meglio. Allora, ecco qui, perfetto, tutto qui andiamo a lanciarlo, ok. Allora vedete è sotto forma di questi puntini sopra uh, o sotto il grafico. Uh, un, il bello del del Parabolic SAR è che è un, è un indicatore sul prezzo e sapete quanto questo eh, almeno a mio modo di vedere possa essere una cosa eh, positiva quindi un indicatore che andiamo direttamente sul prezzo e la price action è sempre lì insomma abbastanza eh, chiara quindi vediamo sempre l'indicatore il rapporto al prezzo eh, cosa che invece ci è eh, preclusa nei normali indicatori che andiamo a utilizzare invece in una finestra a parte sotto, sotto il grafico. Okay. Um, tenete presente che uh, chiaramente nella formula è inserito il fattore uh, tempo, um, quindi sostanzialmente il Parabolic SAR si presenterà, e lo vedete, si presenterà come uh, un indicatore che chiaramente è al di sopra del prezzo in una fase di trend. Ribassista al di sotto del prezzo nel caso eh, contrario. Allora, la prima considerazione da fare è che è un indicatore che lavora benissimo laddove è verosimile, stima una grossa probabilità di inversione del trend, però, quindi voi capite da solo che mh, eh, è un indicatore che lavora molto, molto bene nella fase di trend. Ok? Nelle fasi laterali il problema del SAR qual è? È che può generare molto, molti falsi segnali, perché voi capite che laddove uh, uh, c'è uh, il, il parabolic SAR si va a uh, girare. Chiaramente, quando è che il parabolic SAR si gira? Quando uh, lo vedete per esempio, allargo un po', vedete in questo caso praticamente quando il prezzo lo incrocia, okay? in questo caso vedete la tendenza rossa. Uh, per così dire in maniera un po' uh, brutale la tendenza rossa del parabolizzare la linea puntinata rossa vedete c'è questa candela rialzista nel momento in cui questa lo oltrepassa il SAR invece si porta di nuovo sull'ultimo minimo significativo vedete uh, in questo caso questo spike della candela rossa quindi riparte da qui quindi si arresta la uh, la parte rossa inizia invece eh, la linea puntinata verde. Okay, questo chiaramente voi capite da soli che eh, in fase, in situazioni di lateralità, tende a fornire, a dire il vero, anche numerosi falsi segnali, quindi va a essere eh, diciamo un, po', un po' scadente eh, da eh, questo punto eh, di vista. Okay. Cosa è importante, ripeto, capire? Quando inverte, e ve l'ho appena eh, spiegato, quindi eh, fondamentalmente l'idea di fondo è quando il prezzo tocca il parabolic SAR, fondamentalmente la posizione sul mercato va chiusa ed invertita. Questo è il concetto di fondo, ripeto, facendo sì che noi rimaniamo sempre eh, sul eh, mercato. Altra considerazione molto importante è che... Eh, il fattore di accelerazione di cui abbiamo parlato nella spiegazione teorica del, dell'indicatore porta la curva del SAR sempre più vicina al prezzo quando si registrano nuovi massimi o nuovi minimi. Infatti voi vedete eh, quanto sia lontana, chiaramente, eh, in partenza eh, il SAR, salvo poi avvicinarsi, vedete per esempio in questo caso, quando invece eh, il, il prezzo eh, di fatto fa registrare dei massimi significativi che incidono sulla formula, declinano o inclinano il parabolic SAR fino a incrociare il prezzo e quindi fino a determinare l'inversione. Ribadiamo ragazzi che uh, l'ipotesi di fondo è andare a utilizzare questo indicatore nelle, in quelle che sono uh, le uh, fasi uh, di trend. Okay? Um, perché? Perché nella, nelle fasi di range l'indicatore è debole e soprattutto perché il segnale di uscita, quindi laddove dovremmo teoricamente sempre girarci, va anche a scontare, a scontare quelli che sono i ritracciamenti, okay, anche i minimi, che potrebbero in realtà essere considerati normali finché non va a definirsi invece una vera e propria inversione. Okay, quindi è bene tenere presente fondamentalmente questi punti deboli. La forza è eh, lavorare sulle fasi eh, di trend. E' per questo motivo che io per come lo utilizzo, okay, cosa vado a fare? Vado chiaramente eh, a, ad aiutarmi nell'individuazione del trend. Eh, questo non è un indicatore che a mio modo di vedere può essere utilizzato eh, da solo con il prezzo, perché in sostanza non, non ci dà indicazioni di quel tipo. Va bene? Uh, come andare a individuare il trend? Beh uh, direi che l'indicatore per antonomasia è sicuramente l'indicatore della media mobile, quindi vado a impostare una media mobile con i miei settaggi che sono sempre molto efficaci, almeno per quella che è la mia interpretazione del mercato, cioè la media 21. Allora vado a impostare una media A21 che io solitamente vado a tracciare come media rossa, anche qui la inspessisco. Ok. Questo è il mio primo indicatore per cercare di andare a capire quelle che sono, quello che è il trend. Voi sapete quanto la media eh, sia di fatto una proxy del prezzo, quindi sia una proxy smussata, sfumata del prezzo, quindi molto adesso vicino e chiaramente si muove sempre in relazione col prezzo, quindi va a incrociarlo, va a fare quelli che si chiamano i crossover, va a, va a posizionarsi sotto in fasi... Uh, importanti di trend a rialzo mentre va a posizionarsi al di sopra del grafico in fase di uh, trend a ribasso quindi è proprio quello che cerco perché il SAR lavora bene in fase di trend per il trend mi aiuto con uh, l'indicatore della media mobile naturalmente a questo è opportuno andare a lavorare con quelli che sono uh, uh, gli altri grossi indicatori di trend e uh, cioè molto semplicemente le uh, trend lines eh, che vanno a congiungere eh, sulla base di quello che è il concetto di trend i massimi e i minimi, quindi in caso di trend ribassista vado a congiungere i massimi che verosimilmente dovranno essere decrescenti, in fase di trend rialzista andrò a congiungere i minimi che eh, chiaramente dovranno invece essere crescenti e qui lo faccio proprio eh, insomma, in maniera eh, così, anche se vogliamo veloce, eh, ecco in questo caso... Uh, una trend line è chiaramente uh, questa qui uh, un'altra trend line può essere chiaramente ad esempio uh, questa qui ok uh, qui siamo in una fase vedete questa fase è uh, pressoché uh, una fase uh, laterale Qui potrebbe eh, essere partito eh, sull'Europound, direi che per la forza di Euro eh, possiamo anche dirlo, eh, un eh, trend eh, di nuovo realzista. Okay. Questo chiar chiaramente ci aiuta tanto nell'interpretazione, eh, nell'utilizzo del, del nostro indicatore. Allora, eh, come andare poi operativamente a reagire? Allora, una strategia di fatto eh, direi abbastanza semplice, però laddove ragazzi ovviamente non si prescinde da discorsi di money management, può essere quello di andare a individuare sicuramente un trend. Con l'utilizzo della media, con eh, supporti dinamici e chiaramente anche con eh, quelli che sono invece supporti resistenti statiche. Quindi io non, non prescindo mai dal lavorare sulla price action, cioè da lavorare con i, livelli, eh, con i livelli di prezzo. Allora, teniamo per esempio in considerazione, tanto per restare molto attuali e per non riferirci eh, a tutti i costi a qualcosa di diciamo, più datato. Uh, andare a lavorare su quello che è il, uh, il momento attuale, quindi l'ultima diciamo, fase dell'Europound. Allora, uh, laddove io vado a lavorare sulla price action cerco di andare a individuare dei livelli di supporto e resistenza, quindi verosimilmente nel breve i livelli più significativi vanno a essere questo, questo minimo, dove il mercato si è girato, questo doppio minimo, vedete proprio sulla trend line, questo livello qui, vedete, eh, di eh, direi discreta importanza perché qui la press action di fatto si è arrestata, stesso discorso qui, eh, stesso eh, discorso qui, magari andiamo a lavorare ancora meglio sui, eh, sui massimi, vado a spostarvi la trendline proprio qui. Ok? Perfetto. Quindi questa può essere una prima analisi, diamoci anche dei benchmark superiori, quindi andiamo a lavorare sul eh, doppio massimo, vedete via via faccio il mio grafico a fasce, ok, e l'ultimo livello significativo a rialzo che è appunto questo livello eh, esattamente posto a 0,79,10. Quindi io non prescindo mai da questa analisi preliminare sulla, pres sulla price action, sia ben chiaro, quindi trendline, Uh, inclinate quindi livelli dinamici e fasce di prezzo quindi livelli statici che sono addirittura più importanti ok ora vedo uh, il parabolic sar uh, allora innanzitutto uh, cosa devo determinare ripeto il trend qui è rialzista ho dei massimi che crescono vado a tracciare questa trend inoltre come sta lavorando la media allora la media viene da Uh, questo trend ribassista, poi inversione del trend, ancora uh, una uh, più sfumata inversione, vedete fase laterale, cioè la media si muove proprio in mezzo sostanzialmente alla press action e lì uh, il parabolic SAR non lo teniamo in considerazione, ecco qui la media sembra, uh, ripeto, andare uh, man mano ad inclinarsi fino vedete, a uh, lavorare come con il test addirittura di quattro candele sul grafico a quattro ore a lavorare come... Um supporto ai prezzi, quindi andare a incominciare a delineare una fase di trend rialzista coadiuvata, ripeto, dal, uh, dal supporto dinamico allora, ora vedo il parabolic SAR che di fatto all'interno di questa fase, vedete, ci fornisce quello che è fondamentalmente un segnale ribassista, che noi naturalmente non andiamo a interpretare laddove stiamo osservando lateralità nel mercato, ci interessa però il punto di inversione, cioè proprio quello che fa il SAR, che ti dice stoppati ok stoppati e prova ad entrare nel mercato ed è proprio qui che noi andiamo a sfruttarlo operativamente ok intanto qui come interpretarlo poi io faccio sempre analisi multiframe quindi vado di fatto a premurarmi di andare a capire il trend su un grafico più di lungo che può essere il 4 ore e poi mie, eh, operativamente vado a spostarmi su un grafico chiaramente inferiore come può essere quell'orario per cercare addirittura i punti ancora più ottimali e il Parabolic SAR può darci eh, questa mano qui allora eccoci qua sul grafico orario dove eh, riconoscete quelli che sono i livelli vedete eh, precedentemente implementati allora siamo entrati nell'ottica di un trend rialzista come andiamo a lavorare sul Parabolic SAR? Dunque, eh, prendendo in considerazione insomma, eh, il trend rialzista, in particolare laddove la media eh, ci aiutava eh, a definire il trend in maniera più importante sul 4 ore, andiamo a cercare di fatto le stesse conferme sull'orario, soprattutto per quello che riguarda la media. Quindi io la media che mi segnala meglio di qualsiasi altro indicatore, il trend, ho bisogno di vedere che... Nell'ottica di una trend line rialzista, la media mi dia conferma, in questo senso non avrebbe senso lavorare in discordanza, quindi su un trend rialzista con una media orientata a ribasso. Quindi io cerco unanimità non solo tra time frames, ma anche tra indicatori che vado ad applicare sul grafico. Okay? Perfetto, vado ad arricchire l'analisi. L'analisi uh, dei punti statici sul grafico orario, perché sul grafico orario posso andare in mezzo alle fasce che ho delineato nel 4 ore uh, a uh, tracciare nuovi livelli. Per esempio, vedete dove qui mi si appiattiscono tutti questi massimi, questo è un altro livello da tenere in considerazione, a ribasso può essere questo qui. Quindi vado ad inserire le altre due fasce là dove proprio si sta muovendo la price action. Fatto questo. Fatto questo Utilizzo il parabolic sar, qui lo vedete, fase laterale, parabolic sar che mi segnala, vedete, questo diciamo, eh, movimento ribassista che però io mi premuro di non interpretare, laddove la media, ripeto, va a inclinarsi, io aspetto il segnale di inversione del parabolic sar, okay? segnale che avviene, vedete, in questa zona qui, esattamente, i puntini spero che si vedano bene, ma ve lo sottolineo, vedete qui. Dove vado, a delimitare, dove vado a tracciare queste lisse, in sostanza cosa avviene? Che la price action eh, fa registrare un massimo che va fuori dal calcolo del parabolic sale in quel momento e l'ho detto in apertura, quello determina di fatto un'inversione del parabolic sale e quindi la curva che da rossa sopra diventa verde e sotto. A questo punto io ho quello che... Posso definire un segnale realista, che chiaramente non può essere l'unico segnale realista, anche perché in realtà non è quello propriamente lo scopo del parabolic sar. Ad ogni modo lui eh, mi fa capire che un nuovo massimo mette in discussione quello che era l'indicazione ribassista che dava e quindi il parabolic SAR va a posizionarsi anche molto al di sotto, vedete, della price action, perché il massimo è molto distante dal minimo, vedete? Dal minimo preso in considerazione, e l'ho detto prima: il parabolic star quando gira ba, parte sempre dall'ultimo massimo, minimo che sia significativo, quindi parte dal mio livello. Peraltro, vedete la coincidenza: livello statico posto a 0,78 e 35. ok? Ora, una volta che ho ricevuto il segnale del parabolic star, io aspetto. aspetto che la media mobile insieme alla violazione di un a resistenza statica mi dia un segnale d'ingresso ok quindi dal parabolic sar ricevo questo segnale d'ingresso vedete è anche abbastanza pronunciata la linea a rialzo cerco di in, individuare quando la media a 21 vado ad assumere un percorso rialzista, sempre, ripeto, in concordanza col grafico a 4 ore precedentemente analizzato, e cerco un punto d'ingresso che sia, che abbia quali caratteristiche, sia superiore al massimo che di fatto ha fatto girare il parabolic SAR, okay? e che sia il punto di violazione statico oltre che eh, chiaramente è un punto che debba essere superiore al crossover dal basso verso l'alto della media. Quindi ribadisco, criterio sopra il massimo che fa invertire il SAR, quindi sopra a questo, eh, il massimo di questa candela che è, è di eh, 0,7864, quindi un posizionamento long al di sopra di questo livello. Poi, eh, crossover della, eh, della media dal basso verso l'alto della price action quindi verosimilmente il livello eh, di fatto va eh, a essere il livello circa in aria 0,78 e 66 quindi un livello molto vicino a quello precedentemente evidenziato e ancora meglio la rottura di un supporto o resistenza, in questo caso resistenza statico. Quindi verosimilmente il primo obiettivo può essere lo 0,78 e 66, un eh, atteggiamento più conservativo mi porterebbe invece a giocare la rottura dello 0,78 e 76. Questi sono i tre criteri che possono essere utilizzati per un ingresso long utilizzando questo tipo di indicatore. Come Sarà gestito. Naturalmente il piazzamento dello stop eh, grazie al parabolic SAR sarà sul minimo significativo, quindi verosimilmente attorno allo 07 e 36, okay, andremo a piazzare il nostro eh, stop loss. Che caratteristica positiva sto ha eh, il Parabolic SAR rispetto allo stop? Che addirittura può essere un indicatore di posizionamento dello stop loss, da molti utilizzato proprio con questo criterio qui. Quindi vado a posizionarlo lì e vado a interpretarlo come un trailing stop. Questa è eh, una caratteristica propria del Parabolic SAR. Cosa voglio dire? Voglio dire che... Ogni puntino del Parabolic SAR, lo vedete, chiaramente fa riferimento all'intervallo, al periodo all temporale che si sta sviluppando sul grafico. Okay? E si andranno a distanziare eh, di più quando avrò il mio fattore di accelerazione che lavorerà di più. Quindi quando il trend sarà molto forte i puntini tenderanno a distanziarsi. E qui lo vedete in maniera vedete, abbastanza evidente. Perché? Perché lavora questo fattore moltiplicativo rappresentato da questo eh, cosiddetto eh, acceleratore che eh, in, sostanza, in sostanza a livello grafico si presenta come una distanza maggiore del, eh, dei puntini che formano la parabola. Eh, quindi questo eh, è un segnale di eh, forza, di momentum che c'è nel trend. Per questo infatti noi possiamo andare a introdurre, a completare il nostro grafico con un indicatore di momentum. Questo secondo me completa tutto in maniera perfetta. Magari se abbiamo un attimo dopo lo andiamo a inserire e andiamo ad aggiungere un ulteriore elemento al, uh, alla nostra analisi. Okay? Quindi lo vedete come, uh, tornando al discorso dello stop, lo stop può essere piazzato sul minimo significativo che ha costruito il Parabolic SAR, un primo ingresso possibile a 0,78,60 secondo ingresso possibile 0,78 e eh, eh, 75 ok chiaramente chiaramente potremo andare a lavorare eh, in trading stop ad ogni aggiornamento del parabolic SAR quindi vedete laddove il parabolic SAR mette a segno eh, sulla base del dei punti significativi su cui è costruito, mette a segno, vedete, man mano uh, dei... Uh, punti che sono posizionati sempre in rialzo fino poi a permetterci in fase vedete, veloce di andare a settare il nostro stop sempre più in alto perché perché ci spinta nel mercato e quindi noi per proteggere quelli che sono dei profitti acquisiti per limitare le potenziali perdite andiamo man mano a spostare il trading stop sempre più in alto e sempre con intervalli maggiori quindi sempre in maniera crescente ok quindi ragazzi il posizionamento dello stop loss avviene in area 078 e 35 e poi possiamo se abbiamo l'opportunità manuale andarlo a settare in trailing e quindi uh, andiamo di fatto a ogni aggiornamento del parabolic SAR a spostare, quindi a spostarlo poi a 78 uh, e 38, 78 e 40, chiaramente in una fase dove Fondamentalmente, vedete, il Parabolic SAR eh, ancora ci segnala non una forte fase di spinta, eppure la media, ma noi in realtà, l'ho detto più volte, entreremmo sul breakout, quindi entreremmo già a questo punto qui. Ecco, a questo punto sarebbe più facile e meno stucchevole andare a gestire lo stop. Quindi, eh, lo vedete, noi eh, entreremmo a questo punto. Metto, allora, metto un'etichetta per aiutarvi. Noi entriamo su questo punto che segnalo come entry, ok? Entry 1, magari allargo, anzi ingrandisco il carattere, eccolo qui, il nostro punto è questo punto di entry 1, questo chiaramente è il livello invece di stop, ok? Questo può essere, abbiamo detto, il livello entry 2 per chi di voi avesse un atteggiamento più eh, conservativo, ok, volessi ulteriore conferma, può essere il livello entry 2 e chiaramente da qui, ok, da qui può partire eh, quello che eh, nel, momento entro, nel momento in cui entro può essere... Uh, magari qui ne mettiamo un'altra a fianco uh, ma comunque il discorso lo avete chiaro il punto di trailing stop quindi laddove entro e posiziono lo stop chiaramente. Possiamo andare a lavorare in trading stop fin da subito perché proprio il parabolic search ci aiuta per questo. In trading stop, seguendo quale criterio? Molto banalmente, laddove io ho i punti sul mio grafico, posso andare nello, st nello stesso intervallo a selezionare il trailing stop. Quindi, vedete da qui per esempio. Uh, che uh, uh, il punto del Parabolic SAR di alzo passa da 0,78 uh, e 73 a 0,78 e 80, posso andare di 7 pips a gestire uh, il training stop. Quindi uh, posso andare di fatto manualmente a operare e a spostare lo stop sopra di 7 pips. Okay? Questo ragazzi è il criterio di utilizzo del Parabolic SAR. Uh, è uno degli utilizzi uh, che può essere fatto uh, nudo e crudo del Parabolic SAR, quindi lavorando su chiaramente imprescindibili livelli di prezzo, statici e dinamici, su un indicatore di trend come la media. E il Parabolic SAR, secondo me, è un modo anche abbastanza pulito per operare. Quale può essere un'aggiunta uh, um, un a questo setup? Può essere l'utilizzo di un, un indicatore ulteriore che può essere uh, un indicatore di momentum laddove noi vogliamo capire che forza abbia un trend che sta entrando e su cui vogliamo entrare in posizione e può essere uh, questo uh, un uh, per esempio uh, tanto per restare per gli indicatori creati da, da Wilder per esempio potrebbe essere l'RSI. Che è un indicatore di ipercomprato e ipervenduto che segnala la forza e il momentum che c'è eh, nel mercato. Quindi velocemente eh, lo vado a impostare, eccolo qui l'RSI, anche in questo caso eh, tendo a eh, mantenere dei eh, valori eh, di eh, default, vado a settare valori di ipercomprato e di ipervenduto ok e lo faccio partire ok questo, è, uh, questo poteva segnalarci vedete anche in questo caso chiaramente affronto purtroppo uh, la cosa in maniera un attimo veloce vedete come l'RSI sul punto di demarcazione che è quello di fatto borderline tra i per comprato e per venduto vedete come laddove io ho pensato al posizionamento entry la linea dell'RSI sia fondamentalmente fermata sul supporto di livello di 50 e poi come si orienta a rialzo, quindi anche l'RSI mi dà conferma che alle spalle di questo trend che si inserisce, ribadisco, in un trend tracciato sul 4 ore, quindi un trend rialzista a coincidenza di trend multiframe, come anche l'RSI mi dia indicazioni rialziste e quindi mi faccia lavorare con una conferma in più, là dove vedete si va a girare verso un territorio di ipercomprato, quindi segnala una voglia del mercato, un desiderio del mercato, movimento che può essere rialzista. Ok? Allora ragazzi, eh, io penso che siamo stati anche, insomma, molto eh, molto pratici, abbiamo cercato anche proprio di eh, simulare quello che può essere eh, un ingresso eh, a mercato. Chiaramente a Um, integrazione di tutto questo c'è il money management quindi laddove io ho un entry a 0,78,66 e un uh, stop a 0,78,36 quindi a 30 pips di distanza andrò a pormi come target almeno 30 pips di distanza dal prezzo quindi laddove 0,78 e 66, a livello tecnico potrei pormi lo 0,79 e 10 come target, ma chiaramente almeno dovremmo avere un risk reward 1 a 1 e quindi andare da 0,78 e 66 fondamentalmente a porci... A porci Uh, lo um, 0,7895 fondamentalmente lo 0,79 come livello minimo di, di presa di profitto. Chiaramente questo sarebbe stato più difficoltoso nel caso di un'entrata uh, nel punto 2, mantenere questo risk reward. Però chiaramente col money management, con il posizionamento dello stop e il trailing che il Parabolic SAR può rappresentare, sicuramente potevamo andare ehm, nell'ottica di un ingresso successivo eh, a ehm, andare a lavorare in training stop quindi man mano andare a coprirci da potenziali rischi di perdita poi ragazzi eh, entro sempre nell'ottica che nessun indicatore è perfetto in questo caso i livelli di risk reward potevano essere nel caso dell'entrata dell al secondo livello eh, effettivamente meno eh, rispettati però voi pensate un ingresso a 0,76% uno stop a 40 pips verosimilmente il target ehm, poteva essere ehm, almeno lo stesso livello 40 pips, quindi circa eh, lo 0,79,15, peraltro un livello su cui ci siamo molto avvicinati. Laddove non l'avessimo raggiunto, tenete presente che lo stop si muoveva in direzione e quindi saremmo entrati progressivamente in almeno in stop in pari. Okay. E quindi in questo caso l'operazione, laddove non avessimo voluto chiudere precedentemente, però potevamo anche farlo perché avete visto come poi qui i massimi andavano di fatto a, ad appiattirsi, a scontrarsi contro la resistenza, quindi un trader accorto va a lavorare anche laddove i target non sembrano raggiungibili su chiusure anticipate. Ad ogni modo l'entrata sul primo livello era un'entrata ottimale anche dal punto di vista del money management perché utilizzavamo uno stop ottimale con protezione uh, da perdite uh, eventuali e potevamo andare tranquillamente a chiudere l'operazione in target o quantomeno andare a chiudere parzialmente su un primo target. Okay. Va benissimo ragazzi, allora io termino qui la registrazione, um... Chiudo eh, dicendovi che la registrazione la posterò verosimilmente entro domani al thread sul forum. A chi di voi resta collegato, magari eh, vado velocemente anche a ripercorrere gli steps per eh, chi fosse un attimo meno pratico di forum, registrazione e quant'altro. Io vi ringrazio molto. Eh, L'appuntamento con il webinar educativo è mercoledì prossimo. Parleremo dell'ADX e DMI, che sono. Uh, proprio due indicatori creati da Wilder e che magari possono lavorare bene col Parabolic SAR. Quindi proverò, chiaramente nei limiti temporali, a fondere anche i due temi, così avremo un ulteriore uh, approfondimento sul, sul tema trattato oggi. Uh, invece con noi ci sentiamo, insomma, uh, domani mattina. Vi ringrazio ancora tanto, buone...